Padre mio, io voglio andare via. Il cielo, almeno, è sempre aperto. Passeremo da lì. Prendi le penne dagli uccelli. Io penso al miele. Mangiamo, padre. No, voliamo. Il Boeing 777 volo AF703 da Abidjan in Costa d'Avorio atterra a Parigi alle 6 di mattina. C'è qualcosa di strano nel vano carrello. Un cadavere, un piccolo cadavere. Dove mi trovo? Non ne ho la più pallida idea. Ho tanto freddo e l'unica cosa che desidero è tornare a casa dei miei, dal mio papà, dalla mia mamma e dai miei fratelli, per avere ancora un bacio da loro. Un ultimo bacio. Il corpo di quel clandestino senza vita era mio. Almeno così dicono. So che voi mi chiamate semplicemente Ami. Mi piace. Ma il mio nome completo è Prince Ami Ouibahi Laurent Barthélemy. 14 anni. Qui sono quello con la camicia bianca, con i miei fratelli e mia sorella. In un comunicato stampa, la compagnia aerea parigina dichiara la morte di un clandestino, senza specificarne l'età. Esprime compassione e parla di dramma umano. Parlano di un immigrato di una decina d'anni. Sembrano vocaboli scelti per non turbare il lettore. Una specie di buona educazione per preservare dal dolore. Invece, è solo una terrificante astuzia. Non si pronuncia la parola bambino. È un bambino a essere morto. Proviamo a immaginarci noi come siamo. Proviamo ad avere una decina d'anni. Facciamolo, fissiamo. Proviamo a descriverlo cittadino o clandestino. Proviamo a misurare il disgusto. Era una mattina come tante altre, quel martedì 7 gennaio 2020. La solita mattina, almeno così doveva essere. Ani abitava a 30 km di distanza dall'aeroporto di Abidjan, un labirinto di case diroccate e in rovina, con circa 200.000 abitanti. E lui, un aeroporto, non l'aveva mai visto. Ani era nato a Yupong il 5 febbraio del 2005 e andava tutti i giorni a scuola, proprio come quella mattina. Zaino in spalla, un saluto e via. 4 km da fare ogni giorno. Ma lui, a scuola, non è mai arrivato. Guarda che Ani non è tornato. Magari si è fermato a giocare con i suoi amici. Allora hanno aspettato. Le 8 di sera e lui non tornava. C'è stato qualche incidente da qualche parte? No, non c'è stato nessun incidente. Quella notte nessuno ha dormito. Il cuore traballava. Il giorno dopo, a distribuire volantini. Nessuna notizia fino a giovedì, quando il comandante dell'aeroporto ha chiamato il numero sul volantino e ha chiesto: siete voi? Sì, siamo noi. Dovete venire qui. Riconoscete questo? Sì, questo è lo zaino di mio figlio. Ok, bisogna aprirlo. Lo aprono. Sì, questi sono i vestiti di mio figlio. Quello che è successo lo possiamo solo immaginare. Ani ha scavalcato le recinzioni dell'aeroporto, riuscendo ad entrare nel vano del carrello del Boeing 777, diretto a Parigi, dove è stato ritrovato ore dopo. Non sappiamo come sia arrivato all'aeroporto, e lui un aeroporto non l'aveva mai visto. Immagino questo bambino ivoriano. Lo immagino nascosto nella radura che circonda l'aeroporto di Abidjan in Costa d'Avorio e guarda un aereo parcheggiato in mezzo al nulla. Lo immagino che corre nell'istante in cui pensa di non essere visto. È stato veloce e attento. Ha trovato il momento adatto. Si è arrampicato sulle grandissime gomme dell'aereo e con la forza delle braccia si è aggrappato al telaio rannicchiandosi nel vano del carrello. E davvero nessuno si è accorto di nulla. Ha sperato di aver trovato il modo giusto per arrivare in Europa, per avere la sua possibilità di vita. Io non lo so se ha avvertito qualcuno.
Quello che so è che gli alloggiamenti dei carrelli di atterraggio non sono né riscaldati né pressurizzati. Le temperature sono meno 50 gradi, tra i 9.000 e i 10.000 metri, l'altitudine degli aerei di linea. Sai che succede quando si è a 4.000 metri? È come respirare in una busta di patatine. A 5.000 metri inizi a non riuscire a muoverti. E a 8.000 metri, come dicono gli alpinisti, è respirare solo tramite una cannuccia. A 42 gradi sotto zero, il corpo non riesce più a mantenere la temperatura corporea e così scarica tutto il calore. Arriva la febbre, sudorazione, convulsioni, svenimento. Dopo arriva un ictus e il cuore si spacca. Sì, si spacca davvero. Non ce la faccio a descrivere il suo terrore al buio, al ghiaccio, mentre sparisce l'ossigeno, mentre le orecchie sanguinano per la pressione. In tutto ciò c'è il sogno di volare di questo bambino, volare via come Icaro, cercare una vita nuova dopo qualche ora di volo e chiamare casa dicendo che ce l'hai fatta. Ho i capelli corti corti perché è più facile tenerli puliti. La mia famiglia ci tiene, la mia mamma, poi non è proprio la mia mamma, ma è tanto di più. Dice che mi devo sempre lavare bene e devo odorare di sapone. Odoro di sapone per lei. Lei è il mio sapone odoroso. Mamma, che non sei la mia mamma, ma sei più di una mamma. Io ti devo lasciare, ma ti giuro che torno. E mi presenterò un giorno dietro la porta di casa e busserò. E tu mi vedrai più alto e ben vestito. E ti porterò via da qui, in una città dove tutti hanno il lavoro e profumano di sapone. E la sera ti viene voglia di inseguire l'odore delle scie del pane caldo. E vorresti dare un morso all'aria tanto è buona. Mamma, che non sei la mia mamma, ma sei più di una mamma. In quella città c'è il sapone molle molle, nei barattoli di plastica con il marchio diverso per i maschi e per le femmine. Ma io credo che sia tutto uguale, perché le cose pulite sono per tutte le persone. E i maschi e le femmine sono uguali. Così mi ha detto la maestra e io ci credo. Mi porto lo zaino, ho dentro i vestiti e la divisa della scuola, pantaloncini e maglietta gialla coi profili verdi, in tessuto sintetico. Beh, qual è il vero tessuto? Io non lo so, ma a me questo è sempre piaciuto. La merenda non ce l'ho, ma non fa niente. Sono così agitato che non ce la faccio a mangiare. Torno presto, giuro. Il tuo bambino odoroso di sapone. Je t'aime, Annie. Non riuscire ad avere uno stipendio, non riuscire a mantenere la propria famiglia, non riuscire a sposarsi. La vergogna più grande in Africa non è questa, è scappare. Però se vuoi diritti e una vita dignitosa, scappa. Questo bambino deve nascondersi in un carrello aereo per raggiungere l'Europa, mentre il caffè e il cacao della Costa d'Avorio viaggiano senza nessuna dogana, nessuna ispezione. Su questa tragedia c'è da fermarsi e ingoiare tutte le lacrime possibili per sopportare lo schifo che siamo diventati. Con un semplice è stato sempre così. Forse conviene solo tacere di fronte a questo bambino morto di freddo per l'unica possibilità di felicità che aveva. Scappare di nascosto, volare in alto, come suo fratello Icaro. È rigido come un povero passerotto morto, il bambino senza nome. La metropoli non si fermerà per questo. Non è la prima volta che un clandestino del cielo perde la vita. Ma questo diranno gli operai dell'aeroporto, tornando a casa, incapaci di dimenticare. Questo era solo un bambino. E i genitori non hanno avuto più notizie di lui. Nessuno sa dov'è il suo corpo e quando potrà tornare a casa. Io avrei una domanda. Perché, dopo aver scoperto che lo zaino era di Annie, non hanno fatto salire la famiglia sul primo volo per Parigi
per fare il riconoscimento del corpo? Perché i funzionari del governo ivoriano esigono dalla famiglia una firma sul documento che attesti l'avvenuto decesso di Annie? Con che pretesa, dato che i genitori non hanno più visto Annie da quella mattina del 7 gennaio, quando è andata a scuola? Io voglio sapere dove si trova Annie. Io non voglio raccontare l'ennesima storia dimenticata. Quindi, presidente Macron, uè Annie. Dove ci porterà la nostra vita? Ogni volta che pensiamo di aver messo tutto dentro una valigia da non aprire mai più, in quale piega della mano si confonderà il destino? Dove ci porterà? Quale luce ci raggiungerà al mattino? Di quale volo le nostre ali di cartone stanno già volando? Di quale fortuna andremo in cerca? Quale altra febbre senza oro ci trascinerà lontano? Quale musica guarderà ancora i tuoi sorrisi? Dove ci porterà? Le nostre ali di cartone stanno già volando. Chi ha provato il volo camminerà guardando il cielo. Perché là è stato e là vuole tornare. Questo viaggio che non smette di sorprenderci ogni volta che pensiamo di capire, che crediamo di sapere, di aver messo tutto dentro una valigia da non aprire più. Quale piega della mano si confonderà il destino dei nostri amori consumati nello spazio di una sera tra le braccia di qualcuno che non conosciamo ancora ma che forse aspettavamo già. Dove ci porterà? Quale sete ci disseteremo e quale luce ci raggiungerà al mattino? Di quale volo le nostre ali di cartone?